Patuanelli, non si poteva fare altrimenti, c'erano le penali, c'erano questi 20 miliardi e oltre da pagare e vi siete dovuti arrendere, con un certo malcontento anche da parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Beh, innanzitutto mi faccia dire che quando si governa bisogna anche avere la capacità e la responsabilità di chiedere scusa quando si prendono delle decisioni che non accontentano le persone che si volevano accontentare. Al governo ci rendiamo conto che bloccare quel progetto significa andare incontro a richieste di risarcimento danni ultramiliardarie. La parte che non è contrattuale, ma che è appunto di accordo internazionale. Ci dice che i paesi sono responsabili di quell'opera dal momento dell'inizio della realizzazione al suo smantellamento. L'articolo, credo, 12 Però questo lo dell'accordo sapevate anche in internazionale. campagna E per elettorale. questo sono qui a chiedere scusa. Sindaco, diciamo che chiedono scusa, insomma, non hanno potuto far nulla Guardi, contro delle quello che di fatto era già scuse è lastricata la via dell'inferno. Io non so, veramente, non vorrei essere scortese, ma non so cosa farmene oggi delle scuse del rappresentante del Movimento 5 Stelle. Io ho notizie che qui sta arrivando la polizia, che molto probabilmente a breve ricominceranno i lavori di quella, e voglio sottolineare 14 volte, se possibile, che sia noi, sia molti rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ma non solo di quel movimento, considero una follia ingegneristica, un'opera pericolosissima che mette a repentaglio la vita e la sicurezza di tanti miei concittadini. Mettere oggi sulla bilancia da una parte il denaro e dall'altra la sicurezza e la vita, il futuro di più di 30.000 cittadini italiani, secondo me è un errore incredibile. Il governo si sta prendendo questa responsabilità. Perché? Perché sta facendo una valutazione dal punto di vista economico tutta favorevole al proponente, a TAP. Ricordo che il trattato internazionale è un accordo tra stati che prevede la collaborazione nella realizzazione transfrontaliera di quest'opera. Quel trattato nel 2013 fu votato, non fu votato, o meglio, ebbe il voto contrario di due partiti solo, Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Oggi ci troviamo che la Lega Nord ha cambiato idea e detta la linea politica anche su questa proposta di privata, che non è un'opera pubblica, e dall'altra parte il Movimento 5 Stelle che chiede scusa. Noi riteniamo che ci sono ancora le possibilità di fermare quest'opera perché, ripeto, ci sono diversi punti di illegittimità e di non applicazione di leggi italiane ed europee. Ci vuole solo una cosa, lo dico ai telespettatori e al rappresentante del 5 Stelle, Parlamento sì. del 5 Stelle. Ci vuole la volontà politica e il coraggio di farlo. La volontà politica e il coraggio di farlo. Era il 2013 e Barbara Lezzi dice: noi appena arriveremo al governo questi trattati chiederemo sostanzialmente di modificarli. Forse anche questo è il punto, che voi sapevate e che di quell'iter e di quel cammino non è stato fatto nulla, oppure no, avete provato a... Certo, siamo nel 2013, 5 anni dopo, l'opera ha avuto degli stati d'avanzamento e, come ho detto dall'inizio, abbiamo avuto un eccesso di ottimismo rispetto alla possibilità del governo di incidere su un trattato internazionale e soprattutto nell'interlocuzione che abbiamo avuto ovviamente e logicamente con la società e con soprattutto quelli che hanno contratti con quella società per l'acquistare il gas, i quali hanno scritto anche ieri. No? L'elenco delle cose che chiederanno nel caso in cui, avrebbero chiesto nel caso in cui si decideva di uscire dal processo TAP. Però quei contratti ci sono e quindi quei contratti ci portano a dire che la forbice di richiesta di danno di tutti questi soggetti nei confronti dello Stato che arbitrariamente e unilateralmente va a rescindere un accordo internazionale si aggira tra i 20 e i 35 miliardi a seconda ovviamente di quanto poi evidentemente l'arbitrato potrà individuare, anzi il giudice potrà individuare. Sono indignato da queste parole, non si può uscirsene con queste quattro parole e dire che oggi siamo ricattati, come diceva la ministra, anzi allora senatrice Lezzi, dalle società petrolifere o dalle multinazionali del gas. Quella centrale oggi è sotto osservazione dalla Procura di Lecce perché qualche manina, a proposito di manine che ce ne sono tante,
ha cancellato una prescrizione delle autorizzazioni che diceva che quell'impianto doveva essere sottoposto a una direttiva europea, anche quella è una legge che deve essere applicata prima di firmare gli accordi, per tutelare l'ambiente ma principalmente la sicurezza delle persone. Quello è un impianto pericoloso, a rischio di incidenti rilevanti. Lo conoscono bene i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e non è cambiato nulla da allora rispetto a oggi. Se quell'impianto è pericoloso, lo era ieri e lo sarà domani, non mi va di essere messo sulla bilancia e dall'altra parte con i petrolieri o le industrie del fossile. Qua molta gente ha votato il Movimento 5 Stelle in Salento come a Taranto, lo sapete perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha nel suo programma e nelle sue linee di indirizzo, di sviluppo, una strategia energetica nazionale diversa da quella di Calenda, diversa da quella del PD, diversa da quella dei petrolieri, cioè abbandono delle fossili da subito. Invece stiamo sotto scacco, abbiamo paura di confrontarci con queste multinazionali. Perché? Perché non ho capito. L'articolo 5 del trattato, andatevi a leggere, l'articolo 5 dice che in caso di recesso si ricorre alla carta dell'energia, che è un arbitrato internazionale in cui si mettono tutte le carte. Qui adesso ci stiamo spaventando perché arriva l'azienda di Stato Azera e ci dice 20 miliardi, 40 miliardi, 70 miliardi. Non stiamo al mercato, qui si sta giocando con la vita di cittadini e con un territorio, con la sua vocazione turistica. Non si può chiedere scusa, bisogna, se si ha la volontà e si ritiene, perché lo deve dire oggi il Movimento 5 Stelle, che l'opera non è strategica, è inutile, lo deve dire, l'ha detto ieri Di Maio e lo deve ripetere, che l'opera è dannosa, lo sappiamo tutti, ed è pericolosa. E allora se quell'opera è pericolosa bisogna lottare. Il Movimento 5 Stelle ha smesso la voglia di lottare, ha perso la visione, non l'ho detto io, l'ha detto Beppe Grillo domenica sul palco. L'ha detto anche la senatrice Fattori ieri, sostanzialmente se andiamo avanti così ci inseguono con i forconi.